Concedimi una domanda, veggente, disse Lauriga. Domanda? Tu non ci credi? A okay. che? Che riusciremo a smettere di vincere? Non so di nessun vincitore che ci sia riuscito. È così? Quando vittoria su vittoria alla fine significa rovina, la rovina che è insita nella nostra natura? La domanda di tutte le domande. Che uomo saggio! Avvicinati, Auriga, ascolta. Io credo che non conosciamo la nostra natura, che non so tutto. Forse in futuro ci saranno esseri umani che sapranno trasformare la loro vittoria in vita. In futuro, veggente, ma io domando di Micene, di me e dei miei figli, della nostra casa reale. Taccio. Vedo il cadavere del suo re. Che versa l'ultimo sangue come il pezzo di un animale dal, dal macellaio. Rabbrividisco, l'auriga fattosi pallido, indietreggia. Non ho bisogno di, di dirgli nul, più nulla adesso sono pronta. Subito. Chi era Pentesilea? È chiaro che né io ne ho reso giustizia a lei, né lei a me. O occhi e lingua taglienti. Per me era un pochino troppo netta. Ogni sua apparizione, ogni sua frase, una sfida per chiunque. Tra noi non cercava alleati. Combatteva non solo contro i greci, contro tutti i maschi. Vidi che Priamo ne aveva paura e che Eumelo la circondava di uno spesso cordone di sicurezza ma in modo più impenetrabile di qualsiasi sistema di protezione. La circondò il brivido d'orrore della gente comune per la sua intransigenza. Lo sospettavamo, ma la maggior parte non voleva saperlo. Aveva alle spalle quello che noi avevamo ancora davanti. Meglio morire combattendo che essere rese schiave, dicevano le sue donne, che teneva tutte in pugno. Aizzava o placava con un cenno come voleva, dominava come solo un re. Quelle femmine avevano ucciso i propri mariti, sussurravano inorriditi i bravi troiani. Esse erano mostri con un solo seno, l'altro se l'erano bruciato in tenera età per usare meglio l'arco. Poi apparvero a busto scoperto nel tempio di Atena con i loro bei seni nudi e con le armi. Anche Artemide, e se dicevano, così chiamavano Palla d'Atena, porta il giavellotto, non desidera che andiamo da lei disarmate. I sacerdoti mandarono via dal tempio tutti i troiani e lo abbandonarono alle guerriere per i loro selvaggi rituali. Queste uccidono quelli che amano, amano per uccidere, disse Pantò. Io incontrai, cosa piuttosto singolare, Pentesilea e Mirina da Anchise. Di solito non tolleravano la vicinanza dei maschi, ma Anchise, che le guardava furbesco e senza pregiudizi, lo accettavano. Tutte le donne che conoscevo erano là, volevano, dissero, conoscersi. Si scoprì che esse erano d'accordo su molte cose. Dico esse, perché all'inizio mi tenni in disparte. Il mondo abitato, fin dove c'era noto, si era rivoltato contro di noi sempre più crudelmente, sempre più velocemente. Contro noi donne, disse Pentesilea. Contro noi esseri umani, ribatte Arisbe. Pentesilea. I maschi saranno soddisfatti. Arisbe. Chiami esser soddisfatti loro ridursi a macellai? Pentesilea. Sono macellai. Infatti fanno ciò che li diverte. Arisbe. E noi, se diventassimo macellai anche noi? Pentesilea. Noi infatti facciamo quello che è necessario, ma non ci diverte. Arisbe. Dovremmo fare quello che fanno loro per mostrare la nostra diversità? Pentesilea. Sì, Enone. Ma così non si può vivere. Pentesilea. Non vivere? Morire sì. Ecuba. Bambina, tu vuoi che tutto abbia fine? Pentesilea. Lo voglio, perché non conosco altro mezzo, perché i maschi abbiano fine. Allora la giovane schiava del campo greco andò da lei, le si inginocchiò davanti e si mise le mani di Pentesilea sul viso e disse, Pentesilea, vieni da noi. Da voi? Che significa? In montagna. Nel bosco, nelle caverne presso lo scamandro, tra uccidere e morire. C'è una terza via: vivere. La frase della giovane schiava mi colpì. Vivevano dunque, senza di me. Si conoscevano. Il nome della fanciulla che chiamavo giovane schiava era Cilla. Enone, pareva, che non avevo più visto, comparide, era sua amica. Andavano d'accordo. Marpessa, che era a mio servizio, sembrava palesemente godere della stima di quel mondo. Ah, poter essere lì. La stessa acuta nostalgia negli occhi di Mirina fu il primo sguardo aperto che ci concedemmo. Pentesilea. No, la scintilla negli occhi di Mirina si spense subito. subito. Rinfacciai violentemente a Pentesilea. Tu vuoi morire e costringi le altre a farti compagnia. È la seconda frase di cui mi pento. Come? gridò Pentesilea. E sei tu a dirmelo, proprio tu, né carne né pesce. Ancora un po' e ci saremo scagliate l'una contro l'altra. E finora tutto ciò l'avevo dimenticato, perché non voleva ammettere in una donna il desiderio di morte e perché la sua morte aveva seppellito tutto quello che in precedenza si era saputo di lei. Se avevamo creduto che l'orrore non potesse più aumentare, Ora dovevamo riconoscere che non c'è limite alle, alle atrocità che gli esseri umani commettono gli uni contro gli altri, che noi siamo capaci di rovistare nelle viscere dell'altro, di schiacciare il cranio alla ricerca dell'acme e del tormento. Noi, dico, e di tutti i noi a cui sono approdata, questo resta quello che maggiormente mi turba. È molto più facile dire Achille la bestia. Che questo noi. Perché gemo? Marpessa c'era, tu, Marpessa, c'eri, quando Mirina, un ammasso di sangue, raspò alla porta della capanna in cui avevamo trovato scampo. Era buio pesto, nessun fuoco rischiarava nella notte, i morti furono raccolti solo al mattino. Non c'era un solo punto del corpo di Mirina dove potessimo toccarla senza che si lamentasse. Vedo ancora il viso della contadina nella cui capanna trovavamo rifugio quando Mirina giaceva davanti a noi e le passavamo sulle ferite un estratto d'erbe. Noi, Marpessa, tu ed io, non avevamo lacrime. Speravo che tutto finisse presto quando sentimmo venire per la prima volta in Greci in quelle capanne alla ricerca di ammazzoni sbandate, gettammo a mucchi l'ana grezza su mirina nell'angolo. Il mucchio non era smosso dal suo respiro debole. Sedemmo intorno al fuoco in abiti laceri e sporchi. Ricordo che affilavo un coltello per tagliare la verdura e che lo sguardo del greco che irruppe cadde su quel coltello contemporaneamente al mio sguardo. Poi ci fissammo. Mi aveva capita. Non mi toccò. Per salvare la faccia, prese la capra che Anchise aveva intagliato e che stava in una nicchia della parete. Quando, dopo settimane, in Mirina si risvegliò la coscienza di ciò che era accaduto, non poté perdonarsi di essersi salvata. Non disse una parola, tranne il nome di Pentesilea. Sì. Io gemo ancora come gemevo allora quando pensavamo o sentivamo quel nome. Durante la battaglia Mirina non si allontanò dal suo fianco. Quando Achille puntò su Pentesilea, cinque uomini hanno trattenuto Mirina. Le vidi lividi sotto la pelle. Le altre donne, non Mirina, ce l'hanno raccontato. Achille restò esterrefatto quando incontrò in battaglia Ventesilea. Cominciò a prendersi gioco di lei. Ella allungò un colpo. Achille deve esserne stato scosso. Credetti, credette di aver perso la ragione? Andargli contro con la spada? Una donna. Averlo costretto a prenderla sul serio fu il suo ultimo trionfo. Combatterono a lungo. Pentesilea allontanò tutte le Amazzoni. Lui la atterrò, volle farla prigioniera. Lei allora lo graffiò col pugnale e lo costrinse a ucciderla, non foss'altro che per questo. Siano ringraziati gli dei. Quel che avvenne dopo lo vedo davanti a me, come se ci fossi stata. Achille, l'eroe greco, oltraggia la donna morta. Il maschio, incapace di amare la vita, si getta sulla vittima uccidendola per la seconda volta. E io gemo, perché lei non l'ha sentito. Noi lo sentimmo, noi donne tutte. Che cosa accadrà se ciò si propaga? I maschi, deboli, ma con il prepotente bisogno di vincere, si servono di noi come vittime per poter con conservare il sentimento di sé. Che cosa accadrà? Perfino i greci avvertirono che in quell'occasione Achille aveva passato il segno, e passarono il segno per punirlo. Con i cavalli trascinarono per il campo la morta, che lui ora piangeva, e la gettarono nel fiume, straziar la donna per ferire il maschio. Se, 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 se un mostro si liburò, si liberò e infuriò per gli accampamenti, con gli occhi bianchi, i tratti alterati, infuriò dinanzi alla schiera che portava la salma, salma di Pentesilea e che, sulla strada proveniente dal fiume da dove l'avevano tirata fuori, continuò a infittirsi: amazzoni, troiane, tutte donne, un corteo per nessun luogo della terra verso la follia nessun greco si fece vedere quando esse arrivarono al tempio dove io attendevo al culto erano ormai irriconoscibili diverse dall'essere umano come la salma erano diventate le sue accompagnatrici non parlo dei pianti esse erano alla fine e lo sapevano ma quel sapere aveva cancellato l'ambito dentro cui si sa il loro sapere era nella carne che dolorava insopportabilmente i pianti nei capelli, denti, unghie, nel midollo delle ossa. Soffrivano oltre ogni limite e una sofferenza simile ha dentro di sé le sue leggi. Tutto quello che ne scaturisce ricade su coloro che l'hanno provocata. Così io parlai in seguito davanti al Consiglio. Allora, di fronte alle donne, di fronte alla salma. Mi nacque dentro un tormento che non mi abbandonò più, qualunque cosa accadesse. Imparai di nuovo a ridere, miracolo a cui non si può credere, ma il tormento era lì, siamo alla fine. Deposero Pentesilea sotto un salice, dovevo dare inizio al lamento funebre. Lo feci, piano, con voce rotta. Le donne, che stavano in circolo, attaccarono con toni acuti cominciarono a dondolarsi, alzarono sempre più la voce, sussultarono. Una arrovesciò la testa, le altre la imitarono, i corpi si contrastero spasmodicamente, una entrò nel circolo barcollando, cominciò a danzare accanto alla salma, battendo i piedi, dimenando le braccia e scrollandosi. L'urlio divenne assordante, la donna nel circolo perse il controllo, le venne la schiuma alla bocca, tutta spalancata. Due, tre, quattro donne, non più padrone delle membra, giunsero al punto in cui il massimo dolore si incontra col massimo piacere. Percepivo come il ritmo mi si trasmetteva, come aveva inizio la danza dentro di me. Una tentazione violenta di rinunciare ora perché niente poteva essere più d'aiuto a tutto, anche a me stessa e andare fuori del tempo. I miei piedi preferivano andare fuori del tempo, così comandava il ritmo, e io ero in procinto di abbandonarmi adesso completamente. Che il deserto torni a chiudersi su di noi, che l'indiviso, l'informe, la causa primigenia cinghiotta. Danza, Cassandra, muoviti, sì, vengo, tutto dentro di me spingeva verso di loro. Ma allora... Apparve lo sventurato Pantò. Via! gridai, e contem che contemporaneamente una Togliana gridò: Un greco! Il ritmo si afflocciò su se stesso. Nitidamente, con estrema freddezza mi sfrecciarono dentro i piani per salvarlo. S sviare le donne! Nascondere l'uomo? Troppo tardi. E o Melo non c'era! Perché? Il dono della vengenza, Apollo! Non abbandonare proprio adesso la tua sacerdotessa se vuoi che il tuo sacerdote se la cavi! Sollevai le braccia, chiusi gli occhi, gridai più forte che potei! Apollo, Apollo! Pantò si era vo già volto alla fuga. Forse fosse rimasto fermo. Forse le donne avrebbero seguito me, non lui. Per qualche secondo ci fu un silenzio di tomba, poi quel grido. Il grido dell'assassinio e della disperazione mi travolsero. Come morta già qui accanto alla morta Pentesilea, sorella, ti invidio perché non puoi udire. Io udì lo stamburare dei passi degli inseguitori, il loro spegnersi, il sibilo, il, sibolo, il sibilo della puzzola, il legno che batte sulla carne lo scricchiolio del cranio, e poi il silenzio. «Pentesilea, lasciami stare al tuo posto. Oh, cara, niente più dolce del sonno eterno. Vieni, amico, e soccorrimi, non ne posso più». Più tardi Enea disse che ero diventata molto leggera. No, non gli era costato alcuno sforzo portarmi così a lungo che l'avessi chiamato amico e intendessi con ciò ben altro amico, questo gli aveva fatto male. Giurò di non lasciarmi più sola. Quando ha potuto, ha tenuto fede al giuramento. Da ultimo, l'ho sciolto da esso. Così, tra le braccia di Enea, giunsi dalle donne nelle caverne. Bisognava portartici in braccio, mi hanno poi rimproverato scherzosamente. Altrimenti non venivi, altrimenti non sarei venuta? Per orgoglio? Non so, non sembrava che tutto si ripetesse ancora una volta? Dal tempo lontano della pazzia? Il mio giaciglio, le pareti scure, invece dalla finestra, un riverbero dall'ingresso, a risbe di quando in quando, e non è quasi sempre. Mani come le sue non ci sono al mondo. No, non ero pazza. Avevo solo bisogno di essere tranquillizzata, di quiete, che non era quiete di tomba, quiete viva, quiete d'amore. Non mi impedirono di sparire completamente dentro me stessa, di non parlare, di mangiare appena. Di non muovermi quasi all'inizio di non dormire, di abbandonarmi alle immagini che mi avevano divorato il cervello. Deve passare del tempo, senti dire da risbe. A che poteva servirmi quel tempo? Le immagini sbiadivano. Per ore, credo, la mano leggera di Enone mi accarezzava la fronte. Nel contempo, il suo bisbiglio che non capivo, che non avevo bisogno di capire. Mi addormentavo. Enea sedeva accanto a me, un fuoco ardeva, la minestra che Marpessa portava era un cibo divino. Nessuno mi usava a cautele, nessuno si limitava per amor mio. Anch'ise, che pareva vivere lì anche lui, parlava come sempre a voce alta e faceva rimbombare della sua risata la caverna. Solo il suo corpo si andava indebolendo, non il suo spirito. Aveva bisogno di antagonisti. Cercava risbe. Continuava a litigare con lei, ma si riferiva a me. A con la sua voce squillante, la criniera ribelle, il viso venato di rosso, gli rispondeva. La fiamma guizzava in alto lungo le pareti. Che pietre erano quelle. Dissi e mi stupì io stessa di come suonasse naturale la mia voce. Ma che pietre sono. Allora si fece un silenzio. Al quale si adattò la mia voce. Ora essa aveva trovato esattamente lo spazio fatto per lei. Che pietre erano? Ma le vedevo solo oggi? Gettarono ciocchi secchi nel fuoco perché avessi luce. Figure? Sì, scolpite nella pietra da tempi immemorabili. Donne, se vedevo bene? Sì, una dea al centro, altre. Che sacrificavano a lei. Ora la riconoscevo. Davanti alla pietra erano deposti fiori, vino, spighe d'orzo. Cilla disse riverente. Cibele, vidi Arisbe sorridere. A sera sedette accanto a me, quando le altre dormivano. Parlammo apertamente, amichevolmente e spassionatamente. Cilla disse: a Arisbe ha bisogno di dare un nome alla pietra. La maggior parte ne aveva bisogno. Artemide, Cibele, Atena, come sempre. Beh, potevano fare come volevano. A poco a poco, senza nemmeno accorgersene, forse avrebbero visto nei nomi dei simboli. Vuoi dire che le pietre stanno per qualcos'altro? Naturalmente. Invochi forse l'Apollo di legno? Da tempo ormai non più. Ma al posto di che cosa stanno le immagini? Questo è da vedere. Al posto di ciò che non osiamo riconoscere dentro di noi, mi sembra. Discuto con pochissime di ciò che ne penso. Perché ferire le altre o turbarle? Ci vorrebbe tempo, se ne avessimo. Tutta a un tratto mi accorsi che il cuore mi faceva molto male. Sarei tornata ad alzarmi già domani. Con un cuore rianimato che il dolore riusciva a raggiungere. Tu pensi, Alisbe, che l'essere umano non possa vedere se stesso? È così, non lo sopporta, ha bisogno di una raffigurazione che gli sia estranea. E in questo non cambierà mai niente? Sempre solo il ripetersi della stessa cosa? Auto-estraneazione? Idoli? Odio? Non lo so. Ecco quello che so. Ci sono buchi nel tempo. Questo ne è uno, qui e ora. Noi non possiamo lasciare che passi inutilizzato. E qui finalmente ebbi il mio noi. Quella notte sognai, dopo tante notti desolate senza sogni. Vidi colori, rosso e nero, vita e morte. Trapassavano l'uno nell'altro, non lottavano tra loro come perfino in sogno mi sarei aspettata, mutando di continuo la loro forma, di continuo producevano nuovi motivi che riuscivano incredibilmente belli. Erano come acqua, come un mare, nel cui centro vidi un'isola luminosa alla quale nel sogno volevo. Sì, volavo! Mi avvicinai rapidamente. Che c'era in quel luogo? Quale essere? Un uomo? Un animale? Riluceva come di notte riluce so solo Enea? Che gioia! Poi la caduta, un colpo di vento, oscurità, risveglio. Ecuba, la madre. Madre, dissi, sogno di nuovo. Alzati, vieni con me, c'è bisogno di te. A me non danno ascolto. Allora... Non potevo restare qui dove mi sentivo bene, dunque ero guarita. Cilla si attaccò a me, implorò, resta. Guardai a risbe. Anchise, sì, doveva andare. Ecuba mi condusse diritto in consiglio. No, sbagliato, in quella sala in cui in passato si teneva a consiglio. Dove adesso sotto la direzione del re, priamo, sedevano l'uno accanto all'altro dei congiurati? Ci respinsero. E Cuba dichiarò che avrebbe dovuto assumersi personalmente tutte le conseguenze del fatto che ora non ci facevano entrare. Il re prima di tutti. Il messo ritornò. Potevamo entrare, ma solo per poco. Non avevano tempo. Per quel che posso ricordare, da sempre in consiglio, non c'era tempo per questioni importanti. All'inizio non riuscii a sentire perché vidi il padre, un uomo in declino. Mi riconosceva? Affondava nel suo torpore? Si trattava dunque di Polissena? No? Di Troia? No? Di Achille la bestia? Si trattava del fatto che Polissena doveva addescare Achille nel nostro tempio? Nel tempio di Apollo Timbreo, con il pretesto di congiungersi a lui in matrimonio. Le ipotesi si susseguirono vertiginosamente nella mia testa. Congiungersi in matrimonio? Ma niente preoccupazioni, solo per finta. In realtà, non credevo alle mie orecchie. In realtà, nostro fratello Paride avrebbe fatto irruzione. Irruzione, così disse Paride in persona. Da dietro il simulacro del dio, dove si sarebbe nascosto e avrebbe colpito Achille là dove era vulnerabile al tallone, perché proprio lì aveva confidato il suo punto debole alla sorella Polissena. E Polissena stava al gioco, ovviamente. Quella, disse Paride insolente, quella ne è contenta. Questo significa che usate Polissena come esca per Achille? Ampio ghigno. L'hai capito? È così. A chi le verrà scalzato nel Tempio? Questa è la condizione che lei gli ha posto. Risate tutt'attorno. Da solo? Ma che credi? Da solo e non lascerà vivo il Tempio. E Polissena lo aspetterà lì da sola? Se escludi paride, disse umelo, e noi naturalmente, ma noi stiamo fuori. E Achille dunque abbraccerà Polissene in quel luogo? Per finta. Quando è sufficientemente distratto, risa. Ecco che lo colpisce la freccia di Paride. Risate. E Polissene d'accordo. D'accordo? Non aspetta altro. Una vera troiana. Ma perché non è qui? Qui si trattano particolari che non la riguardano. La fredda progettazione che, in quanto donna, la confonderebbe soltanto. Chiusi gli occhi e vidi la scena in tutti i particolari, Udi il riso di Polissena, vidi l'assassinio nel tempio. Achille cadavere. Ah, chi non bramava uno spettacolo simile che restava vinto a Polissena. Voi la usate? Ma chi? Polissena. Insomma, non riesce a capire. Non si tratta di lei, per noi, si tratta di Achille, è quello che dico. Allora parlò il padre che fino a quel momento aveva taciuto. Taci, Cassandra. Con ira, con cattiveria, io dissi. Padre, basta con questo padre. Per troppo tempo ti ho lasciata fare. Bene, pensavo. È molto sensibile. Bene. Non vede il mondo così com'è. Sta un po' tra le nuvole. Si prende troppo sul serio cosa che amano fare le donne. È viziata, non è capace di adattarsi, è esaltata, si crede chissà che. Ma che motivo hai, figlia? Me lo sai dire? Tu che stai sempre col naso in su? Tu che stai sempre a mettere bocca e a disprezzare quelli che combattono per Troia? Eppure la conosci la nostra situazione e se adesso non ti dichiari a favore di questo nostro piano per uccidere Achille, il peggior nemico, sai come chiamo io ciò? Favoreggiamento del nemico. Che silenzio intorno a me, dentro di me, come ora, come qui. Il padre aggiunse che dovevo immediatamente non soltanto dichiararmi a favore dei piani che erano in discussione, Dovevo impegnarmi a tacere e, se messi in atto, a difenderli espressamente contro chiunque. Fu questo l'attimo temuto e tuttavia inatteso. Non ero impreparata. Perché fu così difficile? In fretta, con terribile rapidità, valutai se fosse possibile che stessero dalla parte della ragione. Che significa dalla parte della ragione? Che di ragione, della ragione di Polissena, della mia ragione, non era il caso di parlare, perché un dovere, quello di uccidere il nostro peggior nemico, aveva ingoiato la ragione. E Polissena sarebbe finita male, su questo non c'era da dubitare, per lei non c'era più speranza. Allora, Cassandra, è vero che sei una persona ragionevole? dissi no non ti dichiari a favore no ma tacerai no dissi angosciata e cuba la madre mi strinse il braccio sapeva quello che stava per accadere anche io il re disse arrestatela di nuovo le mani che mi afferravano non con eccessiva durezza solo quel tanto per portarmi via mani virili, né lo svenimento né delle facce che mi dessero sollievo. Nell'andar via mi voltai il mio sguardo incontrò il fratello paride. Non voleva portarne la colpa ma che doveva fare. Non lo avevano in pugno per sempre per quel suo errore a proposito di Elena. debole fratello. Debole, un vigliacco, maniaco della conformità. Ma guardati allo specchio. Con quell'ultimo sguardo gli lessi dentro a fondo e anche lui lesse in se stesso ma non lo sopportò. Spinsi avanti la folle azione che non si poteva più fermare. Più frettolosamente di chiunque altro. Si sarà poi fatto presentare al popolo e alla truppa in modo ampolloso come colui che ha sconfitto Achille. Paride, il nostro eroe! Ciò non poté attenuare il suo disprezzo di sé, che era insanabile. Col buio pesto e in tutta segretezza mi hanno condotto in un luogo che per me era sempre stato lugubre e minaccioso, la tomba degli eroi. La chiamavamo così e da bambini l'abbiamo usata per le nostre prove di coraggio. Si trovava fuori mano in un posto avanzato e abbandonato della fortezza, addossato alle mura. A volte, quando il mio orecchio si fu incredibilmente affinato, sentivo le guardie che facevano la ronda e che non sapevano che mi trovavo lì sotto. Non lo sapeva nessuno. Tranne i due figli di Eumelo che mi ci avevano trascinato. Sì, c'era Andro, il bellandro, e le due femmine feroci che mi recavano da mangiare. A Troia non avevo mai visto figure come quelle. Dall'abisso più profondo, là dove precipitano coloro che hanno disperato di sé, qualcuno doveva avere ripescato quelle due appositamente per me. Per aggravare la pena, credetti all'inizio, e mi sorpresi perfino a pensare assolutamente se il padre lo sapesse, finché la voce della ragione dentro di me domandò ironicamente: Che cosa? Potrei forse uscire di qui? Sostituirebbero queste femmine? Porterebbero cibo migliore? No.